Ti devo dire che ho l'onore di presentare io. E devo presentare un personaggio, in fin dei conti, che è il personaggio al quale tutti noi dobbiamo mandare un ringraziamento affettuoso, vero, sincero, perché è soltanto grazie a lui che abbiamo potuto riunire così tanta gente. Oggi c'è un corso, quindi evidentemente il numero è limitato, ma domani ci sarà il mondo. Ovviamente il personaggio è l'amico Giorgio Terziani, che ha avuto l'ardire, e se guardiamo la sua vita c'è un denominatore comune, di credere in alcune cose che poi hanno dato i risultati che molti di voi già conoscono. E devo dire che, siccome, come voi sapete, molti di noi medici non credono assolutamente alle cose che noi facciamo, perché? Ah, perché obiettivamente c'è un cambio di mentalità, un cambio di paradigma. E certo, è un discorso di cultura. Molto spesso noi siamo abituati a ragionare con tutto il bagaglio culturale che ci hanno dato i nostri insegnanti, i nostri professori universitari. Ma c'è qualche cosa che va molto al di là delle nostre conoscenze e che appartengono a conoscenze che non ci appartengono. E questo evidentemente alludo alle conoscenze che sono legate ad una disciplina vera, scientifica, che si chiama fisica e quindi biofisica. Badate bene che io continuo a dire, e ve lo dimostrerò poi con la relazione, che la biofisica non è un qualche cosa che è contro alla conoscenza della biochimica. Non c'è neanche la contrapposizione nel dire chi è più bravo, chi ha più ragione. È soltanto un discorso di sinergia. E la sinergia deve essere dentro la nostra testa. Dobbiamo essere convinti che al di là delle nostre conoscenze ci sono conoscenze che appartengono ad altri mondi, ma noi medici abbiamo il dovere nella difesa, nella protezione del nostro paziente, di conoscere. Bene, tutto questo io devo dare merito a Giorgio Terziani, che ha creduto nelle cose che vi diremo poi durante il corso, ha creduto nel fatto che una nuova scienza si chiama epigenetica, cosa che soltanto 80 anni fa non sapevamo. E l'epigenetica, guarda caso, ha delle come dire, dei collegamenti stretti con tutto ciò che ci circonda. Ecco giusto il titolo, la rivoluzione epigenetica. Giusto, è rivoluzione, perché tutto l'ambiente, quindi vuol dire l'alimentazione, l'inquinamento, i rapporti. E visto che parlo di Giorgio Terziani, l'amore, che è il suo leitmotiv da tutte le parti, da tutte le parti vedo, amore, amore, amore. Spero che sia veramente un concetto che unisce gli uomini e le donne di questa terra, l'amore. Bene, grazie a lui. Grazie. Allora, grazie, perché ho detto tutti noi stiamo credendo in questa nuova scienza, lo possiamo dire, anche se ho detto c'è molto scetticismo, c'è molto scetticismo. E poi nella medicina c'è molto, direi, settorialità. Ognuno di noi guarda il proprio orticello, è sempre lì, lo coltiviamo, non tenendo conto che c'è l'orticello degli altri, che magari è più ampio, è più bello, è più fruttuoso. Bene, grazie Giorgio, grazie perché hai creduto in una cosa nella quale, se noi siamo qua, crediamo tutti noi, e grazie del fatto che tu sei un missile presente, viaggia alla velocità della luce, e
e guarda caso sei riuscito a ottenere dei risultati che sono davanti agli occhi di tutti. Grazie. Sono io che devo ringraziare questo onore di parlare davanti a tante persone e soprattutto avere il supporto di chi veramente poi ha studiato. Io dico che sono un eterno ignorante, quindi sono un entusiasta e appassionato. Appassionato perché nel 97 feci un incidente mortale, come alcuni sanno, e decisi di cambiare la mia vita. E quel giorno la mission diventò aiutare gli altri a vivere meglio. Tutto è partito poi, come alcuni sanno, da Cell Food, perché Cell Food l'ho conosciuto nel 99 e domani festeggiamo i 20 anni. E grazie a questo prodotto sono ritornato, nonostante un bel po' di traumi, perché sono volato con una macchina giù da 15 metri, quindi pensate un burrone di 15 metri, con due ernie al disco, due vertebre rotte, tre cervicali lesionati, emorragia interna, 20 giorni in ospedale, e non ci volevo credere che utilizzando questo prodotto ero ritornato in palestra e a correre. Però io non avevo esperienza, non facevo questo tipo di lavoro. Io per 14 anni ho prestato la mia vita alla Marina Militare, quindi ero un dipendente statale. E la passione che mi è entrata e la fiducia, il credo in questo prodotto, poi tutto quello che pensiamo, come sappiamo, noi siamo non solo quello che mangiamo, ma quello che pensiamo, quello che pensi fa la differenza. Se incominci a fare pulizia su quello che ti hanno imposto, i condizionamenti sociali, familiari, culturali, se incominci a fare questa pulizia, probabilmente si apre un mondo nuovo. E questo mondo si è aperto nel trovare una mission per dire se solo il 10% di quello che ha fatto a me lo facesse anche agli altri, probabilmente posso aiutare tante persone. E di lì ho iniziato a leggere un libro alla settimana, a partecipare a 2 o 3 corsi al mese e a condividere questa passione con tutti. E senza mai pensare al business, perché poi sono diventato dopo imprenditore, quindi non sapevo cosa fosse fare imprenditore. Perché penso che donare senza chiedere nulla in cambio sia una grande forza per l'umanità. Questo ci ha permesso di probabilmente di far sì che le persone sentissero questo messaggio e quindi di coinvolgere tante persone. L'esperienza che mi ha portato poi nel cammino a fare tanta ricerca scientifica con varie università mi ha fatto arrivare, nulla accade per caso, in Messico 2 anni fa al Congresso Mondiale di Medicina Anti-Aging, dove ho avuto l'onore di parlare davanti a 450 medici sui lavori della ricerca scientifica fatta sul Cell Food. Un medico mi viene incontro, era il dottor, come si chiama? No, Marcus. No, Carlos, bravo. E mi fanno i complimenti della relazione e poi lo stesso medico lo trovo mentre faccio una visita agli stand dentro uno stand e incomincia a leggere epigenetica, mappatura, tecnologia tedesca e mi è incominciato a vedete quando incominciano a girare le farfalle dici cos'è questa cosa? Entro dentro lì mi si è aperto un mondo, faccio il primo test, mi fanno il primo test e mi spiegano e dopo 4 giorni ero in Italia conferenza col presidente e praticamente dopo 6 giorni a marzo abbiamo fatto la prima riunione con 5 medici per capire se era una cosa giusta e quando il prof mi ha detto no, questo funziona, e allora di lì sono partito. E quindi grazie a voi di essere qua, grazie a tutti voi e la mia oggi è un'occasione di condivisione, di apertura di un mondo che penso sia, come
importante per le persone aumentare la consapevolezza. Oggi siamo di fronte a dire, io dico sempre si salvi chi può, perché non parlate solo di dieta, non si può sentire parlare che la salute dipenda solo dalla dieta, non è possibile. Vivi in un ambiente che non è più quello di 100-200 anni fa, non respiri più l'aria di 100-200 anni fa. E quindi dobbiamo, penso, fare presto perché quello che manca, penso, sia quella conoscenza della vera prevenzione, che non è quella, è anche quella, certo, di cambiare stile di vita, ma la prevenzione andrebbe fatta, prima di tutto, come vedremo, sui padri e sulle madri prima del concepimento. Manca ormai questa cultura, no? Le persone smettono di fumare quando è troppo tardi, e prima che dentro di loro arrivi la vera motivazione per smettere di fumare, no, ne passa. È solo un piccolo fattore che può condizionare la salute. Beh, allora quando noi parliamo di inquinamento, parliamo di veramente un nuovo paradigma, una nuova possibilità, ma non l'inquinamento. Dice sì, vabbè, c'è l'inquinamento, cosa possiamo fare? È diventata una cosa normale. Non so se avete visto, c'erano delle fotografie sul giornale Il Quotidiano dell'Emilia Romagna, del Quotidiano Nazionale. Sì, e questa foto faceva vedere che Bologna c'era questa cappa, no, di nero sopra la città e poi sopra l'azzurro. Non si vedono più i cieli azzurri nelle città, nelle metropoli. Nessuno ha più questo piacere di vedersi il cielo veramente azzurro, no? Sempre grigio, sempre con questa altissima tasso di inquinamento. E pensate anche qui, a volte mi viene in mente, dice, ma tutti quelli che fanno sport la mattina alle ore di punta, sì, lo sport fa bene, ma cosa respiri? I polmoni ben aperti, respirazione mentre corre, va in bicicletta, pensate, ecco, questa consapevolezza ci vuole, questa cultura, questa informazione. E se è vero che queste cose sono quelle che condizionano la nostra salute, l'epigenetica, oggi sappiamo, il nuovo paradigma, la rivoluzione epigenetica mette insieme tutto quello che condiziona. Ogni giorno è chiaro che respiriamo litri e litri di aria, però noi pensiamo solo alla dieta. Beviamo, se qualcuno lo sa, litri di acqua, no? È importante bere un po' d'acqua ogni tanto, qualcuno si dimentica. Eppure, mangiamo rispetto a quello che respiriamo, sappiamo quanto sia fondamentale la respirazione, ma cosa respiriamo? Non possiamo scegliere l'aria che vogliamo respirare. Il movimento opportuno, indispensabile, la postura corretta, certo, tutte queste cose che poi vengono sicuramente, aiutano, sono complementari, sono importanti, ma vengono dopo l'inquinamento. L'ambiente in cui viviamo, i campi elettromagnetici, il nuovo paradigma, saranno sempre più una minaccia. Ormai ci siamo venduti tutto e abbiamo venduto anche le frequenze del 5G, no? Escono titoli come se fosse la conquista, no? O della nuova conquista dell'umanità, ma non è così. Il 5G, dico sempre, ma scusa, sono onde ad altissima frequenza. Qualcosina faranno di danno ai nostri cervelli, sì o no? Se i nostri cervelli funzionano a frequenze e se questi disturbano e sono interferenze con le frequenze del nostro cervello, probabilmente qualche danno lo faranno. Però oggi, purtroppo, da più di 50 anni siamo sottoposti continuamente a queste altissime frequenze e campi elettromagnetici. Luce e sole, lo sappiamo, ci stiamo dimenticando della Luna, nonostante condiziona la nascita dei bambini, le maree e tante altre cose, però non ne parla più nessuno. E poi quello che pensiamo. Bene.
Però di quanti se parlano prima di tutto di fisiologia, di fisiopatologia e dell'importanza e del ruolo dell'ossigeno per la salute delle persone? Si sente parlare pochissimo della corretta ossigenazione. C'è sempre un rimedio per tutto: l'antibiotico, no? L'antidolorifico, il farmaco, la vitamina, il minerale. Però la fonte di vita, che è l'ossigeno, ci si pensa solo. Quando è che ci danno l'ossigeno? Quando siamo in fin di vita. Dammelo prima. Perché se la prevenire è meglio che curare, tu parli di prevenzione, la migliore prevenzione è assicurare una corretta ossigenazione alle cellule. Siete d'accordo su questo? Ed ecco che poi il nostro grande professor Stagnaro, che è qua oggi, e sono felice che sia qua, un grande onore, sapete tutti chi è Sergio Stagnaro, padre della semiotica biofisica quantistica, della percussione ascoltata, ha fondato la società di microcircolo a Pavia, insomma, e tutto il resto, e anche sua moglie Marina. 60 anni di clinica. Ogni mattina si alzava alle 5, adesso mi ha detto che si alza alle 6 per studiare, vero Marina? Ecco, ogni mattina si alza per studiare almeno 2-3 ore. Non dico l'età, non si dice No, l'età, vero? Non no, si dice. no, L'età non è si dice per le signore. Beh, lui ha coniato questo termine, questa LICA, che è l'istangiopatia congenita acidosica enzima metabolica dipendente da una carenza di ossigeno a livello cellulare mitocondriale, probabilmente come infiammazione silente presente dalla nascita e trasmessa dalle madri, come disfunzione mitocondriale. Perché? Perché noi siamo quello che mangiamo e respiriamo, quindi dalla combinazione di ossigeno e idrogeno è l'energia per la vita. Cosa mangiamo, cosa respiriamo, ma soprattutto in che ambiente questo sta accadendo. Questo purtroppo non respiriamo più l'aria di una volta e neanche i cibi di una volta. Trovatemi un cibo sano che mi dimostra che sta mangiando cibo biologico, sano, pulito. Non c'è, non esiste, perché il biologico vicino alla raccolta anulare di Roma o vicino alla discarica non è possibile. Però funziona così, siete d'accordo? Le piogge acide, i contaminanti industriali, i pesticidi, il glifosfato. Quest'anno non so se ci avete fatto caso, avete visto che c'è pochissime api? Pochissime. Cosa normale? Non è tanto normale. Allora, se l'essere umano ha 25.000 geni e il chicco grigio ne ha 50.000, l'essere umano ha anche 150.000 proteine. È qui che noi facciamo la differenza, cioè l'espressione è quello che facciamo con le nostre proteine, quindi l'espressione genica. Però ognuno ha sempre la sua visione. Se ci mettiamo qua, ognuno, se guardate questo cilindro, io vedo un cerchio, voi vedete il quadrato e cominciamo a discutere sulla visione delle cose. Sappiamo benissimo che, come diceva giustamente il professor Spaziari, la differenza la fa se siamo uniti, se ci confrontiamo, se uniamo le nostre capacità, le nostre conoscenze, se approfondiamo quello che non conosciamo. E se andiamo incontro a quello che magari la pensa diversamente da noi. E abbiamo sempre una scelta. Possiamo far scegliere di migliorare la qualità della vita e stile di vita con una maggiore consapevolezza. Ma non possiamo fargli cambiare casa, non possiamo fargli cambiare città, non possiamo fargli cambiare lavoro, siete d'accordo? Ci sono persone che lavorano in situazioni molto pericolose, molto dannose. E l'ambiente dove si vive e dove si lavora spesso è dalle 4 alle 5 volte più inquinato che all'esterno. Ma quanti di voi si sono mai occupati della ionizzazione dell'aria? Quanti?
1, 2, 3. L'ionizzazione dell'aria è fondamentale. Il microclima è importante in base alla quantità ottimale di ioni negativi e positivi, soprattutto negativi. E quindi un bilanciamento. La nostra respirazione, la quantità, la ionizzazione dell'aria, come sapete, è terapeutica. Perché non in fondo quando il mare è in tempesta si sta meglio? Perché nelle conifere si sta meglio? Perché uno dei posti più visitati al mondo è la cascata del Niagara, dove le persone hanno una sensazione di benessere straordinaria quando sono lì vicine. Perché c'è una ionizzazione ottimale. Quindi l'ionizzazione è fondamentale per la salute e per la vita, ma si vive ormai con gli ambienti chiusi, aria condizionata, filtri in unicamera. Pensate che, tra virgolette, che disastro veramente. E questa, sappiamo, l'epigenetica, è inutile ripeterlo, ma è la riprogrammazione delle nostre cellule attraverso il nostro ambiente e stile di vita. Lo sappiamo, è lo studio dei meccanismi in cui l'ambiente controlla l'espressione genica. Allora dobbiamo studiarli questi meccanismi, dobbiamo mapparli, dobbiamo fare vera prevenzione, dobbiamo eliminare, perché è più importante eliminare il danno che dare qualcosa, no? Perché se tu elimini la causa, probabilmente qualcosa ottieni. E poi la rilevanza e la risonanza epigenetica, questo fa la differenza. Questo è importante, è un concetto che poi prenderanno i maestri, i professori, però è qui che facciamo la differenza. La rilevanza è una misura in cui il file digitale caratteristico può essere molto alta, moderata, normale, in base alla mappatura della risonanza. La risonanza è quando il corpo è in sintonia o è altamente rilevante al soggetto, al suo campo di risonanza. Quando alcuni mi chiedono, ma più semplice, la radio. Quando usi la radio vai in risonanza con una frequenza e ascolti quella stazione. Siete d'accordo? Quella è la risonanza. Dice, ma com'è possibile? Eh sì, poi lo spiegherà il prof, quella è la risonanza. Allora, se la memoria è genica o epigenetica o epigenetica? La memoria sta nei geni, sì, però dipende da come vengono espressi. E il nostro grande professore Michele Morgante ha dato molti anni della sua vita a trasferire questo concetto nelle piazze, nelle scuole, alle università, ai suoi colleghi. Il DNA non è il tuo destino. Questa è epigenetica e questa è genetica. Questa persona, e poi domani ne parlerà molto bene il professor Burgio, al congresso, questa persona è stata programmata nella pancia della mamma. Poi ha mangiato, è lo stile di vita sbagliato, ma è stato tutto programmato nel feto. Allora, nonostante tutto, continuiamo a dire che 4 su 10 muoiono di infarto ictus, che le malattie neurodegenerative sono sempre più in aumento, che l'epigenetica sta condizionando il nostro invecchiamento. Certo, la rimetilazione del DNA, ormai l'accorciamento dei telomeri, sappiamo che condiziona l'aspettativa di vita. Certo, sappiamo che li possiamo controllare con vitamine, minerali, ma soprattutto B12, folati, B6, S-adesimetionina, pochissimo si sente parlare di omocisteina. Se uno vuole fare il controllo, no, della salute, fare il controllo, è difficile gli prescrivere un esame come omocisteina, no? A parte con i medici che lo sanno. Però il medico di base non, è difficile che prescriva questo esame. Eppure sappiamo quanto sia importante. E allora, se prevenire è meglio che curare, probabilmente la prevenzione dovrebbe essere fatta qui. Salvaguardare la salute dei padri e delle madri prima del concepimento, permettere di moltiplicare cellule sane, differenziare cellule sane e dare vita a bambini sani. È questo il concetto che dovrebbe essere approfondito, portato, insegnato avanti. E questo è un libro importante, non so se l'avete mai letto, potete scaricare il link del professor Burgio, è un libro meraviglioso, vi invito proprio a leggerlo.
Ambiente e salute, inquinamento, interferenze sul genoma umano e rischi per la salute. È un libro straordinario, veramente importante. Ho preso alcuni spunti. Ambiente e salute, inquinamento, interferenze sul genoma umano e rischi per la salute, e qui proprio c'è tutto quello che condiziona la nostra salute. Lo scarso interesse da parte dei medici, in particolare dei medici italiani, per la tematica ambiente e salute è frutto di una condizione di profonda ignoranza della materia. Ignoranza dovuta in parte al fatto che nei nostri curriculum studiorum l'argomento ha scarso livello e valore, in particolare per alcuni errori di fondo che hanno profonde radici nel modello biomedico e scientifico imperante. Queste sono alcune cose che appartengono a questo libro interessante. Un nuovo paradigma. La nuova possibilità di riprogrammare le nostre cellule, di incominciare a prendere consapevolezza di quello che è poi le interferenze e i condizionamenti dei nostri bambini e del futuro delle nostre generazioni. E tutto dipende da qui. Ma come? Dovremmo eliminare questo, no? E come facciamo? Ci hanno provato in tanti, eh? Non è possibile. Non ci si salva più. E quindi l'esposizione prenatale condiziona la gravidanza. Ce lo dice l'AIRC, nella comparsa dei tumori conta l'epigenetica, le mutazioni sono trasmissibili. Sapete fino a che generazione? Di qui si parla fino alla terza, quinta generazione, ma alcuni studi stanno parlando anche settima, decima generazione. E questi studi stanno portando alla luce questo. Quindi quello che fanno i nostri padri e le nostre madri condiziona pesantemente la salute dei nostri bambini. E purtroppo non c'è consapevolezza dei piercing, tatuaggi, inchiostri vari, perché è una moda. Allora dobbiamo unire le forze per tutelare la salute e il futuro delle nostre generazioni. Sono già stati trovati particolato oro disperso, metalli pesanti, particolato ultrafine nel feto. Avevate mai visto questo? La placenta al centro delle patologie croniche e degenerative. Tutto viene programmato a livello fetale. Questo è lo studio del professor Burgio. Sapete che è uno dei massimi esperti al mondo di epigenetica. E ormai i congressi stanno dimostrando proprio che tutto parte di qua. E questi invece sono i dati interessanti. Si parte da 10-20 morti per puntura di insetto, vado avanti fino ai 11.000 morti a causa del morbo di Alzheimer, 14.000-50.000 per errori medici, 84.000 morti per inquinamento dell'aria, ma non gliene frega niente a nessuno, 170.000 morti per tumore, beh, tanto ci sono le cure, 230.000 morti per malattie del sistema circolatorio. Però il problema qual è? Da 0 a 3,1 a 1,5 morti correlati a morbillo. Il problema è il morbillo. C'è qualcosa che non va. C'è una campagna di prevenzione sui morti e malattie del sistema circolatorio? Non l'hai vista? Poco, cioè, senti proprio. No? Non avete mai sentito voi? Ah, Radio Cuore. E i dati da dove vengono? Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono loro che ci danno questi dati. Lo dicono loro. Associazione per l'Ambiente, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Il problema, penso che sia importante, ecco perché dobbiamo fare presto, dobbiamo unire le forze. E questo è un documento importante per tutti, se magari vi capita scaricatelo. Effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza di tumore, malformazioni, feto neonatale e epigenetica. E questo è un documento, lo chiudo e dice, ma dove sarà questo documento? Senato della Repubblica. 193 pagine. Quindi le cose sono abbastanza chiare, che parte tutto di lì.
Comunque si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma embriofetale con potenziali conseguenze negative a carico dello sviluppo e delle manifestazioni di malattie dell'infanzia nel corso della vita e attraverso la trasmissione transgenerazionale. E quindi inquinamento del suolo e della catena alimentare, campi elettromagnetici e radiofrequenze. Questi sono già tutti gli inquinanti che creano, già dimostrate queste malattie. Quelle che non è molto interessanti e che non si può fare nulla, dicono ancora non ci sono abbastanza evidenze. Però sappiamo che sono altamente dannosi. Questo è l'inquinamento di Augusta, Priolo. Sapete che ci sono 30.000 km di costa che, dove hanno scaricato 50.000 milioni, milioni, 50 milioni, quante tonnellate? Tonnellate per 50 anni hanno scaricato inquinanti e di scariche industriali. E poi c'è questo, malattie del triangolo di Priolo. Il lavoro è stato, qui proprio la mortalità, aumento, i lavori incrociati che hanno fatto hanno dimostrato proprio oltre 2.500 bambini nati malformati, come sapete, in quelle zone, e ancora stanno pagando le conseguenze perché le madri mangiavano il pesce e il pesce era contaminato da discariche industriali e l'acqua era contaminata. Quindi è questo il meccanismo da mettere a posto, certo. Riattivare l'attività mitocondriale, alzare le difese immunitarie, e incominciare a fare pubblicità al no cibo spazzatura. Però andate in una, adesso hanno fatto qualcosa, sì, sembra che si stia muovendo, ma cioè, devi vietare i cibi, non tassarli, devi vietarli. Cibi che fanno male, vanno tolti, non tassarli, che senso ha? Si drogano lo stesso, fumano lo stesso. Questo è 467.000 morti l'anno in Europa per inquinamento. L'inquinamento prende il controllo del DNA, aumentano le malattie cardiache e respiratorie, sono quelle? Dico no, perché se questo fa venire le malattie cardiovascolari. Ah, però la stessa cosa fa venire le malattie diabetiche. Ah, poi la stessa cosa fa venire i tumori. No, si parla di queste cose per tutto, siete d'accordo? Allora dove sta la differenza? milioni di bambini muore ogni anno per inquinamento, 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata, 95%, 100%. Metalli tossici, pesanti, di cui nessuno tiene conto. E domani la professoressa Maria Ferrero parlerà molto di questo fattore molto importante. Compriamo pubblicità perché è di moda, perché ci piace, ci crea dipendenza e viviamo in un mondo malato dove ci piace anche così, perché non si ribella nessuno, non si ribella, va tutto bene, a parte qualcuno, no? Che poi viene preso come simbolo per dire ci siamo lavati la coscienza, ma nessuno risolve il problema. E poi la ciliegina sulla torta, che sono i campi elettromagnetici, dove ormai, siccome il cellulare, domani la professoressa Lucangeli, la Daniela Lucangeli, sapete, una delle massime esperte di sviluppo neuroinfantile, ci spiegherà i danni causati non solo dalle radiazioni, ma dall'uso del cellulare. L'uso del cellulare ormai è diventato come lo zucchero, la Nutella per alcuni, e la sigaretta, e la droga, attiva le stesse aree cerebrali di zucchero e droga. Ogni volta che i bambini prendono il cellulare si attiva quel neurone e quindi creano dipendenza. E questo è un altro problema gravissimo. Già lo dicevo, adesso stanno nascondendo, questo è lo studio, campi elettromagnetici a rischio della salute, sempre dal documento del professor Burgio, si dice nel giugno del 2011 l'Agenzia Europea di ricerca sul cancro, sulla base di studi che hanno documentato un incremento dei tumori cerebrali di soggetti esposti a oltre 10 anni a dosi consistenti, ma non
inconsuete, ha inserito il cellulare e i campi elettromagnetici e radiofrequenze wireless nel gruppo B, che indica un possibile rischio cancerogeno di esseri umani. Ma, però, come sapete, poi esce sul giornale, no, i cellulari vanno benissimo, non sono dannosi. Poi c'è questa pandemia che non ne tiene conto nessuno, tralicci alta tensione. Sapete, in questi anni, in questi 2 anni, io personalmente ho fatto più di 2000 test e poi tantissime persone stanno utilizzando l'apparecchio, ormai più di 140 centri in Italia aperti che fanno il test S-Drive, e non, la cosa che proprio viene subito, e questo danno viene subito chiaro, è che le persone sono proprio colpite, vivono in un ambiente veramente inquinato, radiazioni, campi elettromagnetici, alta tensione, e poi il wifi, si salvi chi può. Trovatemi una persona che non vuole essere connessa e che non ha il wifi in casa, in ufficio, in hotel. Chi è che spinge il wifi in casa? Qua, 6-7. Chi è che spinge il telefonino e lo mette fuori dalla, sua, dalla camera? Pochi, sempre pochissimi. Anzi, si addormenta. Sapete che non si può più togliere la batteria, no, dal cellulare? Quindi è sempre attivo, è sempre wireless, no? Se lo vogliono trovare, il cellulare lo trovano. Quindi sarebbe meglio spegnere il wifi, cellulare fuori dalla stanza. E perciò lo dice anche l'Università di Harvard, questa scienziata, già nel 2012, con l'incremento di autismo possibile, con causa, sempre con causa, perché non si può. E allora dormiamo così e viviamo così. Dormiamo così e viviamo così. Solo che non lo vedi, un animale dice, vabbè, tanto vado dal dottore, non mi sento male, no? Anche un dottore andrà dal dottore se si sente male. Però non lo vediamo, quindi ma. E poi arrivano queste cose. Anche in gravidanza, come si fa? Nessuno glielo dice. Una volta non c'erano queste cose. Siamo acqua. Come, cosa succede all'acqua a contatto con i campi elettromagnetici? Scoppiano, vengono distrutti. Queste sono microonde, televisione, computer, telefonino. Sono già le prove. Qui parlano di ambiente militare. Ma una persona che vive in una città ormai ha l'antenna sul tetto, radar da tutte le parti, quindi è sotto controllo continuo e quindi è in un ambiente militare. Questi sono gli studi pubblicati. Aumento di linfoma, leucemie, mielioma dovute all'esposizione ai campi elettromagnetici. E quindi certo che l'epigenetica e l'ambiente condiziona i nostri geni e sviluppa e rende maggiormente danno alla salute delle persone. Allora, se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, rischiamo di restare dove siamo. Quindi ci vuole un nuovo paradigma, come dice sempre un nostro amico Pier Mario Blava, no? Un nuovo paradigma. Siamo di fronte alla possibilità veramente di lanciare un messaggio forte per un nuovo paradigma nella medicina, la consapevolezza, la vera prevenzione, e quindi diventare più saggi per evitare problemi. Scordiamoci la pubblicità del mulino bianco, perché non si vive più così. Chi ha la fortuna, beato lui. Ma allora, ecco, l'epigenetica, aumentare la difesa immunitaria per permettere a queste tutte interferenze di conoscere prima di tutto, prima che creano un danno. Quindi aumentare il nostro sistema immunitario, le nostre difese, perché soprattutto tutto accade a livello cellulare, accade a livello mitocondriale, le malattie si sviluppano a livello cellulare. È qui che dobbiamo agire, l'ambiente dove vivono le nostre cellule, la maggiore e corretta ossigenazione a livello della membrana cellulare, ne parlerà dopo il nostro Pietro Pace su quanto sia importante la lipidomica della cellula e quindi la protezione delle nostre cellule.
E poi i mitocondri, questi sconosciuti, perché nonostante si continui a far finta di nulla, gli studi stanno dimostrando che il DNA mitocondriale decide la longevità, l'invecchiamento. Ma se questo è vero, decide anche la salute delle persone. Perché, come si dice la fondazione di medicina mitocondriale, tutte le patologie nascono da un difetto di fabbrica, da una disfunzione mitocondriale dalla nascita. E ce lo dice la Fondazione di Medicina Mitocondriale, ce lo dice anche il professor Stagnaro da 60 anni, però penso che non ascoltino né loro né noi. Allora bisogna ricaricare le batterie, prevenire la trasmissione delle malattie a livello della linea materna, come ci dicono gli studi e le ricerche. E incominciare a lavorare sull'infertilità maschile, perché si dava sempre la colpa alle donne, invece purtroppo è una disfunzione mitocondriale dalla nascita, e una disfunzione congenita a livello mitocondri degli spermatozoi, che poi non funziona, e domani ne parlerà molto bene il professor Montano, grande studioso, che ha visto la presenza di metalli pesanti, benzene, monossido di carbonio e tutto il resto, dove? Nel liquido seminale maschile, che è diventata la sentinella per mappare la salute di questi ragazzi. 450 persone hanno mappato, pensate. E la situazione che lui mi dice sempre, dice Giorgio, la situazione è peggio di quella che tu immagini, perché il problema poi è anche psicologico di queste persone. Sono sempre lì al cellulare, poco sport, poco desiderio sessuale, 16 anni, eh? E soprattutto il liquido seminale è altamente intossicato. E allora rimettiamo in moto queste cose, incominciamo, ci preoccupiamo della frutta e della verdura in casa che si ossida e invecchia, la buttiamo via, no? Ma non ci preoccupiamo delle nostre cellule, purtroppo. Eh? Ah, mi è venuta una rughetta. Allora, questa è prevenzione, è vero, lo stile di vita, questa è prevenzione, quella di sotto è sicuramente terapia. Dove le troviamo l'alimentazione? Dove le troviamo queste sostanze? Magari, guardate, rispetto a 50 anni fa, e questi sono gli studi del 2000, non ci sono più le vitamine e i minerali dentro all'alimentazione come una volta. E dico, ma tutta questa frutta e verdura che arriva da oltreoceano, mi spiegate come la conservate? Come fa ad arrivare nelle tavole fresca? Come fa? Impossibile, no? Viene messa nei frigoriferi e poi radiata. Come viene radiata? Viene radiata con i rifiuti tossici radioattivi, naturalmente. Cosa non volete mica che buttiamo via i rifiuti tossici delle radiazioni? No, una parte viene utilizzata come per radiare la frutta e la verdura. Allora ecco che andiamo in carenza di ossigeno, sì o no? E allora ecco che l'ipossia è fondamentale, contrastare l'ipossia e il danno ai tessutali è fondamentale, l'ischemia iperfusione, controllare l'apporto di ossigeno una volta che c'è stata l'ipossia è fondamentale per la prevenzione. Pensate nello sportivo, se io non do un supporto di ossigeno, non ho un'ottimale ossigenazione nel recupero, è chiaro che c'è infiammazione, c'è aumento di stress ossidativo, sì o no? Allora ecco che è fondamentale la corretta ossigenazione, ma è considerata la Cenerentola dei nutrizionisti da tutta la classe medica. È indispensabile per la vita, ma andiamo a fare ossigenoterapia, terapia, non prevenzione. Andiamo in carica in maniera iperbarica per curare un piede diabetico o un'embolia. Gli studi hanno già dimostrato che nel piede diabetico le camere iperbariche può aumentare notevolmente l'aumento dei radicali liberi, l'infiammazione, se non sei protetto prima, durante e dopo la camera iperbarica. Quindi poi quel soggetto già a rischio cardiovascolare, diabetico, esce dopo 7-10 giorni, magari ha un problema a livello cardiovascolare, la colpa, ah, poverino, no, c'è sempre una causa.
ma non lo correlano mai queste cose. E allora ecco il tau dell'ossigeno. Il tau dell'ossigeno. Radicali liberi antiossidanti. L'ossigenazione è la più forma più importante antiossidante. È un paradosso, perché alcuni pensano che l'ossigeno ossida. Sì, se lo respiri troppo, quello al 100%, ma se tu lo sviluppi dentro al tuo corpo, questo ti permette di modulare la corretta ossigenazione a livello mitocondriale. E ce lo diceva Warburg, che è importante, Gitton, terzo anno di medicina, qualunque malattia dipende da lì, poi dopo si dimentica la fisiopatologia. E quindi l'effetto Warburg, lo switch metabolico, ne parlerà molto bene domani la professoressa Serena Benedetti e il professor Franco Canestrari di questo, anche gli studi che hanno fatto, le pubblicazioni, ci saranno grandi novità. E quindi la programmazione cellulare, la rivoluzione epigenetica parte da una corretta somministrazione di antiossidanti. Quali antiossidanti? Non smetterò mai di dirlo, se sono biodisponibili, assimilabili e con capacità antiossidante dimostrata, e la forma e la via di somministrazione. Questo è fondamentale. Se prendi un antiossidante, un prodotto, un integratore, ma non è biodisponibile, ma a dosaggio troppo alto, può crearti un'azione pro-ossidante. E lo sappiamo bene per la vitamina C. Benissimo, se hai una patologia puoi andare su con il dosaggio, anche endovena, ma se non hai una patologia, sapete che la vitamina C viene riconosciuta come uno zucchero, no? Quindi entra dentro la cellula esplode. In quei casi è ottimale, ma se noi diamo 1 grammo di vitamina C, abbiamo visto gli studi, che diventa pro-ossidante, sviluppa grosso idrogeno acqua ossigenata e quindi è dannosa per il corpo, per la prevenzione. Bisogna dare basso dosaggio ripetuto nel tempo. Ecco che oggi non si parla più di antiossidanti, si parla di modulatori fisiologici in grado di interagire con le cellule. Come natura. Non è che la mela ti dà 1 chilo di magnesio o di minerale, no? No, ti dà microgrammi. Quindi regolare la carenza di ossigeno. Vi ricordo che ci sono gli studi, non è che non ci sono, è che non li divulgano. Gli studi, questo è uno studio di 5 anni, multicentrico, 21 paesi in Europa, che ha dimostrato che l'ipossia è in grado di condizionare la risposta delle terapie, chemioterapia, radioterapia. E poi domani ci sarà una grande sorpresa, una pubblicazione. Ed ecco che domani lo presenteremo, questo concetto, al congresso internazionale. Siamo veramente tanti. Domani siamo tanti. E poi abbiamo scritto anche un libro, Modulazione fisiologica di ossigeno a domanda, insieme a altri 18 medici. Ecco che è importante avere un'orchestra di professionisti capaci, in grado di suonare strumenti accordati in risonanza. In risonanza, e poi integratori che possono dare un supporto. In questo caso qui noi proponiamo Self-Food perché da 20 anni mi salvò la vita e quindi io lo propongo perché è l'unico in grado di fare un'azione antiossidante, liberare ossigeno a livello mitocondriale. Se non funziona, si lega all'idrogeno, riforma acqua ed è uno dei pochissimi nutraceutici al mondo con una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano, in grado di liberare ossigeno. È un colloide, ossigeno, è un colloide, quindi 0,64 secondi è nel sangue e ha un vantaggio enorme rispetto a capsule compresse, perché si prende a livello sublinguale o spray. E poi agli studi. Gli studi li vedremo domani, questo è sull'endotelio, vi faccio vedere solo questo è la cellula endoteliale prima e dopo, con l'apporto di Self-Food. E quindi poi sono stati pubblicati anche gli studi su OncoTarget, che è una delle riviste più importanti, Impact Factor 6.8, e poi sulle patologie neurodegenerative, eccetera, eccetera, fibromialgia. Comunque chi è interessato poi metabolismo, linee leucemiche, modulazione P53 sulla mesotelioma, eccetera. Questi sono tutti gli studi che potete leggere, ormai siamo arrivati a 12 studi pubblicati su PubMed. Quindi questa è epigenetica, siete d'accordo tutti su questo?
cosa possiamo fare? Possiamo creare un report per capire cosa effettivamente si danneggia e fare la differenza. Fare finalmente vera prevenzione. Non fare lo screening per vedere su 100 persone quanto sono malati. Che quello lo sappiamo già, non c'è bisogno di un altro test per fare diagnosi. No, perché noi non facciamo diagnosi, non è una diagnosi medica, ma è uno strumento che ti permette di amplificare la tua anamnesi. Amplificare. Come l'uso del fonendoscopio è indispensabile per chi lo sa usare, questo ti permette di amplificare la possibilità che hai di conoscere meglio la persona che è di fronte a te. E allora ecco il buco del capello, che ci permette, sapete, di archiviare tutte le tossine. È un biomarker fondamentale, utilizzato anche dalla NASA ormai, e lo vedremo, lo spiegheranno bene i medici come funziona, che contiene tutte le sostanze e anche i fattori nocivi per la salute. Quindi se noi preleviamo il capello, sappiamo che questo ci permette di conoscere bene quello che sta agendo e interferendo sulla persona. Come sapete, i capelli sono usati per vedere se una persona fa uso di sostanze stupefacenti, sono usati per capire se una persona è intossicata da metalli pesanti, eccetera, eccetera. Quindi è un biomarker ormai molto affidabile. Leggerlo da un punto di vista biofisico è ancora più importante, perché è un'impronta di quella persona, è un'impronta di quella persona, è la firma di quella persona. Non può essere copiata, ma lo posso leggere. Se la so interpretare, se ho lo strumento per farlo, per leggere. Questo è lo strumento che legge le informazioni individuali di ogni persona. Ed ecco S-Drive, un dispositivo che ci permette, una volta che mettiamo il bulbi nel capello, sono 3-4 bulbi qui sopra, vedremo poi la tecnologia, come funziona, di leggere queste informazioni. E quindi avere un'onda caratteristica di quel capello, e se abbiamo l'onda caratteristica di quel capello, abbiamo l'onda caratteristica di quella persona. E generare una mappa epigenetica, dei fattori epigenetici, quali? Importanti. Importanti perché le sfide ambientali, l'inquinamento dell'aria, le radiazioni, metalli pesanti, la lipidomica, la passione del mio amico Pietro, gli aminoacidi. La dieta non è un test per intolleranze alimentari, non è un test di allergie, mi raccomando, è un test di consapevolezza. Le carenze di vitamine, minerali, i campi elettromagnetici, gli antiossidanti, e intervenire in maniera specifica, conoscere quello che sta danneggiando o condizionando quella persona o l'ambiente dove vive, lavora, dorme, e quindi intervenire. Questa è una testimonianza bellissima che l'ho portata, perché è una testimonianza bellissima, condivisa anche col gruppo, ma non sai cosa mi è successo ieri. Questo è un mio ex collaboratore che era a cena con un padre della sua compagna di classe, di sua figlia. Mi diceva che riuscì a risolvere un problema che aveva molto tempo. Si sentiva con fiore e sovrappeso, nonostante lo sport, la dieta e vari medici. Un giorno è andato da un nutrizionista e ha fatto l'analisi del capello e fa serie di intolleranze. Naturalmente non è un test di intolleranze, da cui il grano. Una scoperta che ha cambiato la vita, ha detto, da lui ora una dieta in cui ha eliminato ciò che durante, da un primo maggio ad oggi ha perso 10 kg. Questo me l'ha scritto quasi 2 mesi fa. Volevo condividere questa notizia. E lei mi ha risposto, non lo sapeva, cioè non sa che avessi avuto questa informazione. Ah, gliel'ho mandata, ho detto, ho capito chi si tratta. Abbiamo intestino a pezzi, interferenze ambientali, oltre alle carenze, molto lodevole S-Drive, mi permette di agire con molta più precisione. Interessante, no? È un bel aiuto. E questo è il benessere che poi ognuno di voi che vorrà farlo, come sapete, può farlo qui fuori, chi non l'ha ancora fatto. I certificati dell'FDA, tutti i certificati della tecnologia, possiamo naturalmente dire delle cose giuste, equilibrate,
promuovere la buona salute, promuovere uno stile di vita sano, motivare, incoraggiare, sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere. Non facciamo diagnosi, perché altrimenti cambiamo le cose. Questo strumento è già utilizzato dai centri di medicina integrata della riproduzione, Marco Firmo, Luigi Montano, la professoressa Sebastiana Pappalardo in questi centri, proprio perché hanno visto che può essere un ottimo strumento per addirittura, pensate, loro stanno lavorando con il professor Marco Sayan e Luigi Montano, stanno utilizzando questo strumento per creare un report per gli spermatozoi, quindi faranno proprio il test sul liquido seminale e sarà pronto quest'altro anno, però verrà utilizzato solo nei centri naturalmente specifici. Tutto energia, frequenza, vibrazione, informazione, e allora ecco qui il nuovo paradigma, il rovescio della medaglia, e strumenti che siano accordati. La storia di questa tecnologia oggi è in 56 paesi nel mondo, 12 lingue, cliniche, negozi di integratori alimentari. Vedremo dopo, ce lo racconterà Esteban, la sua esperienza in Spagna di questa grande cosa che sta facendo insieme al suo team, tutti gli atleti di elite. Allora è vero che il benessere dipende da te? Sì, ma dipende anche dalla conoscenza che ho. Se lo conosci la eviti, diceva una vecchia pubblicità. Un omaggio al grande Carlos, perché lui è amore puro, un oncologo che ci ha presentato qui per la prima volta S-Drive a Milano. C'era Massimo, c'era Filippo, c'era, insomma, eravamo veramente 4-5. E lui è, vi assicuro, immenso, immenso. Un giorno lo riporterò in Italia. E poi il comitato scientifico a disposizione per tutti, professor Pagiari, grazie. E poi l'amore per la vita, perché penso che sia quello che è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. La passione e l'entusiasmo che dobbiamo mettere proprio per metterci al servizio degli altri, per aiutarli a vivere meglio. Il messaggio di pace e amore che manca, in questi valori che abbiamo perso di gratitudine, di riconoscenza, di collaborazione, penso che sia fondamentale per tutti noi, sì o no? Stiamo andando troppo di corsa probabilmente in questa vita. E allora, se la vita è davvero semplice, eppure se stiamo complicandola, un messaggio va a mia madre che ho perso qualche mese fa, e la devo ringraziare perché sono qua, grazie a lei. E vi ricordo che la vita senza amore non ha senso. Grazie di cuore. Grazie di cuore e un grazie alla mia famiglia, perché fanno tanti sacrifici, mi supportano tantissimo perché sono sempre in giro. Grazie a tutti, buona giornata, buon proseguimento, buon corso, buona formazione.